voi tutti, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Intorno alle 9, una puntata questa sera dedicata al decreto bilancio, il nuovo decreto da 55 miliardi che contiene numerose misure a sostegno di imprese, famiglie, scuola, università, ricerca, mondo della disabilità, mondo dello sport, sociale, insomma diverse misure, oltre 400 pagine del decreto, 250 articoli, un decreto decisamente complesso ma una manovra allo stesso tempo importante per la ripartenza del Paese. E questa sera vogliamo cercare un po' di capire quali sono anche gli effetti del decreto sul nostro territorio e se il decreto sarà davvero un rilancio per il Paese. Ne parliamo quindi con il Presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti. Buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera. E buonasera anche a Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro. Buonasera. Buonasera, buonasera. Entriamo quindi subito nel vivo, possiamo dare un po' un giudizio di questo decreto, cosa ne pensate entrambi? Beh, devo dire la verità, cioè in parte alcune di quelle richieste in qualche modo sono state accolte, il rifinanziamento della cassa integrazione, il discorso del blocco, diciamo, per quanto riguarda l'IPEF, l'IMU, però e l'IRAP. Il tema è che comunque sia noi avevamo fatto una richiesta almeno che coprisse fino a tutto il 2020. In realtà poi non è andato così. Se poi si deve dare ancora un giudizio per quanto riguarda gli altri temi, ad esempio il discorso del 110, insomma, il bonus del 110, diciamo che secondo noi è importante per quanto riguarda la ripresa del settore, però io l'avrei esteso anche per quanto riguarda il settore degli infissi. Poi il problema è il giudizio, è anche un tema burocratico, perché come abbiamo visto sui 25.000 euro, io l'ho già dichiarato un po' alla stampa, insomma noi abbiamo quasi 300 richieste, il problema è come ci si accede, c'è difficoltà ad accedere a questa misura, c'è un problema burocratico e bisogna, e quel modo lì va risolto, insomma. Per quanto riguarda Giusti, invece, cosa, un giudizio generale sul decreto? Cosa ne pensa di questo decreto? Ma allora, le intenzioni sicuramente sono delle buone intenzioni. Diciamo che c'è un aspetto che ci lascia molto perplessi. Intanto questa, diciamo così, individuazione a pioggia di provvedimenti che vanno un po' a contentare tutti, il che per certi versi può anche essere considerato un aspetto positivo, ma nel suo insieme, nel suo complesso, forse era meglio avere interventi più mirati e soprattutto mirati alla possibilità di ripartire da un punto di vista economico il prima possibile e nel miglior modo possibile, e cioè assistenzialismo sì, ma fino a un certo punto, dopo si devono creare le condizioni economiche per poter produrre reddito, per poter produrre ricchezza. Per cui non è che vogliamo essere sempre passione contraria a quello che fa il governo, ma diciamo che per le imprese fare un intervento più mirato che serva soprattutto al tessuto economico forse sarebbe stato più opportuno. Beh, un altro aspetto che ci lascia perplessi è la competenza, ma questo forse è stato inevitabile visto la vastità dei punti e dei campi di intervento, perché abbiamo parlato ormai da anni, per non dire da decenni, della burocrazia che attanaglia l'attività delle imprese. Beh, un decreto di circa 500 pagine già di per sé non è che si presenta semplice alla lettura e semplice anche all'interpretazione. Cioè, detto questo, apprezzo la voglia comunque di intervenire sulle modalità. Beh, forse per quanto riguarda i modi di intervento, avere avuto una visione strategica, forse è questo che, se devo contestare qualcosa a questo decreto, è la mancanza di una progettualità, cioè con quali fini abbiamo messo in campo tutte queste risorse. Certo, c'è magari qualche misura invece particolare o specifica che apprezzate particolarmente invece di questo decreto? Ma intanto il rifinanziamento della cassa integrazione nei nostri fondi bilaterali, perché ovviamente come ogni impresa di fronte a momenti di difficoltà ha assolutamente necessità di mantenere l'occupazione, perché perdere poi competenze e professionalità diventa poi difficile ovviamente ripartire. Questo diciamo è un modo. Sì, è vero, cioè, le misure sono quelle che sono, a mio avviso 55 miliardi
non sono poi alla fine molti, perché una buona parte solo per le imprese si parla solo di 16 miliardi di euro, e questo si capisce che è in un momento straordinario. Ma il tema più centrale, se le misure, e lo diceva anche prima Luca giustamente, devono arrivare in maniera così rapida alle imprese, il nodo della burocrazia in qualche maniera bisogna cercare, soprattutto sotto Covid, perché questa diciamo è la novità del momento, no? Bisogna dare risposte rapide e certe, altrimenti diventano efficaci. Per quanto riguarda diciamo le difficoltà delle singole attività e dei singoli settori, se poi ci si riferisse all'artigianato, al commercio in qualche maniera, sono settori ovviamente che hanno chiuso prima e riapriranno dopo. A mio avviso, anche a maggior ragione, molti di quali hanno bisogno di interventi straordinari e in tempi rapidi. E questo dipende da qualche in quale maniera il governo cerca di superare quell'imbuto nel rapporto fra banca e azienda, perché attualmente insomma, i criteri di valutazione anche per quelle sole misure di liquidità non li conosciamo, ma quelle funzionano e possono andare bene in una situazione straordinaria. Giusto, secondo lei gli interventi comunque annunciati sono abbordabili per tutti o no? Ma allora, l'ho detto prima, non mi vorrei ripetere, sono stati presi talmente tante tipologie di provvedimenti che sicuramente qualcosa arriverà probabilmente a tutti. Forse la strategia, che ripeto mi sembra che sia quello che è mancata in questa occasione, dovrebbe essere più chiara su quello che si pone come obiettivo il governo. Io credo che su alcuni punti, e in particolar modo il rifinanziamento della cassa integrazione, anche se con condizioni particolari, ricordo che la cassa integrazione viene concessa alle aziende, non viene concessa a persona, insomma ha una procedura un po' particolare e quindi ne limita per certi versi anche il suo potenziale utilizzo. Beh, per non parlare poi di quello che è l'aspetto, diciamo che per certi versi riguarda proprio l'impatto economico. Ricordo che si sono predisposte possibilità di avere finanziamenti, quindi di far indebitare le aziende. Nell'ultimo decreto ci sono anche possibilità di reperire risorse a fondo perduto. Poi vediamo come effettivamente questo sarà possibile, come sarà declinato, come sarà usufruibile da parte delle aziende. C'è una cosa che credo che al governo debba avere ben presente e chiaro: l'impatto di questa situazione e le conseguenze non saranno uguali per tutti, e quindi poter andare a individuare quello che effettivamente sarà la ripercussione sulle aziende diventa fondamentale, diventa la discriminante che permetterà all'economia di ripartire in maniera celere, ma soprattutto in maniera uniforme, perché altrimenti avremo veramente figli di un Dio minore che saranno costretti a non poter usufruire di quei vantaggi di cui invece avrebbero bisogno. Faccio un esempio abbastanza semplice. Per capirsi, quelli che sono state le attività, per esempio alla persona, ripartiranno con difficoltà sicuramente, ma ripartiranno, e credo in tempi brevi, anche con regimi, se non vicini alla normalità, quasi. Cambieranno le metodologie, ma lo diceva prima battuta Claudio, diciamo che i capelli torneranno a farseli più o meno tutti, cosa che invece forse non succederà nello stesso modo, per esempio per la ristorazione, per fare un esempio, perché le difficoltà anche per il cliente stesso ad entrare in un ristorante saranno sicuramente ben diverse rispetto a quelle di entrare in un parrucchiere. Per non parlare delle imprese, in particolar modo nel nostro settore, nel tessile, dove si sta preannunciando una grande crisi da un punto di vista di distribuzione presso i negozi, presso coloro che vendono ovviamente il capo finito che viene realizzato con i nostri prodotti. Cioè, si prevedono nei prossimi mesi grandi criticità, per cui gli interventi a favore di queste imprese che dovranno nei prossimi mesi fare fronte a una crisi di lavoro, non più a una crisi di metodo, non più a una crisi di come si lavorerà, ma se si lavorerà, dovranno essere valutati in maniera diversa. E su questo qualche dubbio, qualche perplessità onestamente la nutro, perché la lentezza con cui arrivano i provvedimenti, ricordava prima Claudio i 25.000 euro di cui ancora oggi non tutti hanno potuto usufruire, insomma mi fanno molto preoccupare sulla velocità di intervento di cui invece avremo bisogno nei prossimi mesi.
Un'ultima battuta proprio al volo, qual è la richiesta particolare che fate per il nostro distretto? Bettazzi e poi Giusti. Ma io ho sentito ora, e penso anche Luca su questo sarà anche d'accordo, c'è un gran dibattito sulle aggregazioni. Io credo che mai come ora si sente il bisogno di fare squadra e di fare aggregazioni. Alcuni imprenditori, io ho sentito, hanno fatto dichiarazioni importanti. Noi come mondo dell'artigianato e della piccola impresa sono anni e si dice che bisogna favorire i processi di aggregazione. Poi le formule si possono anche trovare, ma questo porterebbe a un distretto etico e comunque sia ci sarebbe una miglior distribuzione della ricchezza, quindi più tenuta anche da un punto di vista delle imprese, perché oggi perdere e chiudere attività significa impoverire la filiera. Questo è il messaggio. Il nostro è un paese che esporta per 530 miliardi di euro, 540, queste sono un po' le cifre in tutto, numeri imponenti di cui noi sulla nostra realtà, cioè, siamo una realtà molto esportatrice. È evidente, se vogliamo competere bisogna inventarsi strategie nuove, e vuol dire se si riesce a, come dire, a fare squadra e a, non, a mantenere, diciamo, quello è il valore delle cose che noi facciamo attraverso, diciamo, dei buoni accordi, in qualche maniera si riesce a competere meglio anche sui mercati, a fare più ricerca, più innovazione. Cioè, questo credo che sia la sfida per Prato, ma anche per una realtà come questa ormai della Piana. Per quanto più siamo capaci di formare le aggregazioni, quanto meglio è. Io per Prato vedrei questo. Il problema della questione del Covid è evidente, per riprendere un po' il ragionamento che si faceva prima, per un paese esportatore come noi la necessità è che ci sia un clima anche in quegli altri paesi di miglioramento sulla questione della pandemia, perché se no si resta più difficile a far ripartire la macchina dell'industria e dell'impresa. E altro tema, a mio avviso, è bisogna porlo questo al governo come distretto produttivo, soprattutto nel settore della moda, ed è quello che comunque, mai come ora si è visto, dice la necessità di produrre beni essenziali per il paese e come necessità di mantenerli attraverso gli incentivi e la forma più idonea. L'avete visto qual è stata la penura dei DPI per quanto riguarda la sicurezza e il dibattito sulle mascherine? Abbiamo chiesto alle nostre filiere di riconvertirsi e poi alla fine magari rischiano di mandarle fuori mercato. Noi bisogna fare una forte riflessione su questo, perché dipendere dagli altri paesi, una buona porta va anche bene, ma dipendere dagli altri paesi su questioni del genere, questo diventa veramente deleterio per noi. E bisogna riflettere, ci sono tante realtà che potrebbero accettare anche questa sfida. Esatto, Giusti, secondo lei invece? Ma io penso che intanto condivido il tema delle aggregazioni, ho avuto modo già di esprimermi anche su questo, lo ribadisco, la necessità ovviamente di creare un modello, io non voglio dire un modello nuovo che rinega il passato, ma sicuramente un'evoluzione del modello attuale. Penso che questo sia un aspetto fondamentale dal quale non si può prescindere. Che cosa chiediamo? Beh, chiedo che le richieste debbano essere fatte in due direzioni, debbano essere fatte da una parte alla politica, che è chiamata a decidere con quale regole si giocherà nel futuro e soprattutto con quale impostazione noi dovremo organizzare le nostre attività, le nostre produzioni, ma credo che un appello debba essere fatto anche agli imprenditori. Agli imprenditori perché, come un po' ha detto anche Claudio prima, abbiamo bisogno di riscrivere forse delle regole, perché le regole passate non sono più ovviamente attuali, ma soprattutto non sono più le regole che permettono al distretto, che permettono al manifatturiero locale, ma direi addirittura italiano, di poter competere nel mondo. Noi siamo un paese manifatturiero, non mi stancherò mai di ripeterlo. Non abbiamo ricchezze interne se non quelle del turismo, che non è certo poca cosa, ma come paese manifatturiero abbiamo bisogno di regole chiare, di regole che permettono all'interno una sana competizione e non una competizione che mira a distruggere l'avversario o a togliergli tutte quelle che è una potenzialità. Spesso a discapito della remunerazione stessa del prodotto che noi andiamo a fare. Questo è credo un aspetto sul quale dovremmo riflettere molto. Alla politica chiediamo con forza, ma lo chiediamo convinti, una progettualità, e cioè capire
se finalmente viene riconosciuto al manifatturiero italiano e soprattutto alla piccola impresa che detiene l'85% diciamo della capacità produttiva del nostro paese, quel ruolo importante che ha, e quindi adottare quei provvedimenti che devono essere mirati allo sviluppo e alla crescita della piccola e micro impresa. Vorrei ricordare che in un paese come il nostro tutti i settori sono importanti, ci mancherebbe, ma quando la ricchezza si crea attraverso le imprese che operano nel manifatturiero, beh, queste devono essere guardate come motore di sviluppo e come capacità di creare ricchezza che poi viene riversata su tutto il territorio e su tutte le altre attività. Benissimo, io ringrazio davvero Claudio Bettazzi e Luca Giusti per essere stati con noi, grazie davvero, e intorno alle 9 torna domani. Arrivederci e buon proseguimento di serata con i programmi della nostra emittente. Arrivederci.